Innanzitutto chiedo al sottosegretario una copia della risposta sulla mia interpellanza e vorrei fare alcune considerazioni. Innanzitutto sulla sua premessa. È normale, come amministratore pubblico ci auguriamo sempre che le opere vadano a buon fine, ma per ogni opera che si realizza ci sono le responsabilità della maggioranza e le responsabilità dell'opposizione. Nel caso in cui è stato approvato un progetto è validato da questa giunta regionale circa la spiaggia di alimentazione, come avevate promesso con una serie di interventi pubblici, comunicati stampa, conferenze stampa presso gli stabilimenti balneari, avevate promesso un progetto che aveva la durata di almeno 5 anni, con i pennelli soffolti e con una realizzazione che è costata oltre 2 milioni di euro. E lo sanno tutti, è stato un vero e proprio fallimento. Quest'opera l'avete curata voi, questa giunta regionale. Certo, noi come amministratori pubblici, sono stato sindaco, io mi auguro sempre che un'opera possa andare a buon fine, sempre, per il bene dei cittadini. Ma le responsabilità di una giunta regionale sono della giunta regionale, di quel progetto specifico, della vostra approvazione, della validazione di quel progetto, tant'è che dopo le vostre conferenze stampa terminate il 31 maggio di quell'anno nessuno di voi si è fatto più viva dall'Alba Adriatica. Su quella spiaggia facevate le passeggiate con schiera di giornalisti al seguito per quell'opera. Appena terminata quell'opera il 31 di maggio nessuno di voi è venuto più ad Alba Adriatica per fare un sopralluogo, per vivere la sofferenza, le difficoltà degli operatori, degli amministratori locali, dei cittadini, di chi da decenni fa turismo su quel territorio. Nessuno di voi si è fatto più vivo. E poi una serie di interventi, diremo, faremo, interverremo, fondi, delibere, ma io voglio chiedere agli operatori, a chi vive quei territori, ma che cosa abbiamo visto in questi 4 anni? Nulla. Nulla abbiamo visto, non abbiamo visto un intervento risolutivo. Le barriere rigide che avete sempre promesso, le scogliere, ma dove sono? Ma dove le avete realizzate? Al massimo avete fatto qualche rifioritura di vecchie scogliere, al massimo qualche rifioritura. Ma un intervento nuovo, e siamo all'ultimo anno di questa legislatura, lo voglio ripetere. I vostri discorsi erano buoni dopo i primi mesi dal vostro insediamento, dopo il primo anno, ma siamo all'ultimo anno, fra 10 mesi si vota. I risultati sono evidenti e ancora dobbiamo fare tavoli, su tavoli, dobbiamo vedere, dobbiamo verificare. Tra un mese, anzi tra 15 giorni, riapriranno tanti stabilimenti sulle nostre coste, ma hanno la spiaggia devastata in tanti punti, sui punti che hanno sofferto l'erosione in questi anni, e c'è stato un unico intervento di indennizzo. Grazie a quel 1 milione di euro che grazie al nostro emendamento delle nostre opposizioni abbiamo portato nella legge Cura Abruzzo 1 e Cura Abruzzo 2, e la maggioranza ha accolto il nostro emendamento. Vi ringrazio perché quel 1 milione di euro è stato finalmente erogato dopo 2 anni di ritardo di questa giunta regionale che doveva provvedere solo all'approvazione di una delibera circa le modalità di concessione di quei contributi. Non solo quegli operatori li abbiamo abbandonati, ma per 2 anni non abbiamo erogato i fondi che questa regione aveva in pancia a loro disposizione. Queste sono le responsabilità. E scaricare sempre sul passato, dopo quasi 5 anni di governo, è davvero infantile. E soprattutto si manca di rispetto a quegli imprenditori, a quegli operatori, a quelle comunità locali che stanno soffrendo l'erosione da anni. Ed è vero che è un problema enorme, perché l'innalzamento dei mari è un problema enorme, ma noi dobbiamo essere vicini a quelle comunità, promettere gli interventi che poi possiamo fare, non dire sempre una serie di numeri di delibere completamente. Oggi inizia la primavera. Arriva presto la Pasqua e tanti operatori torneranno a lavorare in quelle spiagge, ma le condizioni sono solo peggiorate.